Sorprese questa sera non finiscono mai e vicino a me ho il carissimo e grande Michele Pecora. Ciao Michele, ciao. Ben trovato e ben rivisto. Grazie, ben trovati e ben rivisti, perché in questa serata tra l'altro veramente bella, magica. È vero, una serata magica. Qui ricordiamola, Minturno Musica Estate 2019, quindicesima edizione del grande direttore artistico Pasquale Mammaro, nostro amico poi tra l'altro. Sì, quindicesima edizione di cui io ne ho fatte credo 10. Yeah. 10 o 11, questa è l'undicesima. Ma lo sai, ti dico una cosa, tu non ti ricorderai, ma io nel 2009 ero lì su quel palco come cantante, perché anch'io cantavo e tu dirigevi l'orchestra. Vabbè, e c'era anche Sandro Giacobbe che era all'epoca il mio editore, e sì, quindi sì. Mi ricordo. Nel 2009 c'era anche Sandro insieme a noi. E quindi, ma canti ancora? Canto ancora, la musica è la mia passione più grande, quindi poi tu mi capisci bene chi ha la nostra questa passione. Beh, sai, la musica è una cosa che hai nell'anima e quindi sì, ovviamente a prescindere da ciò che fai o non fai, certo, quindi puoi magari fare dei successi o meno, sì, sì. Però io dico sempre una cosa importante, cioè sì, quando scrivo una bella canzone posso vivere di rendita, indipendentemente da ciò che quella canzone poi farà, certo, se avrà successo o meno. Ma io sto bene, sono contento di aver scritto una bella canzone. Questo è... te ne do atto, hai ragione, hai pienamente ragione. Senti, ti abbiamo ammirato in TV, è stato un bel ritorno, ha fatto piacere davvero a tanti telespettatori, a tante persone rivederti e riscoprirti anche in vesti diverse, se me lo permetti. Come no? No, è vero, hai ragione. Devo dire che mi sono messo in gioco con grande entusiasmo, certo, e spirito sportivo, certo, perché ovviamente nel momento in cui ti metti in gioco devi accettare anche tutto quello che arriva, certo. E questo programma, che ha un senso molto nobile, perché è un programma che va a recuperare un piccolissimo patrimonio, sì, no? Sì, di noi, certo, che comunque una traccia l'avevamo lasciata, allora certo, non, anziché pescare sempre nei giovani, va benissimo, per carità. Però ci sono anche quelli che magari hanno fatto qualcosa ed è giusto che ogni tanto abbiano una seconda, certo, opportunità. Certo. E che hanno lasciato anche delle tracce nella musica italiana, sì, la musica leggera italiana. E quindi... Assolutamente. Ma a proposito, cioè, della musica leggera italiana, tu me lo accenni il tuo grande successo? Certo. Vai! Era lei poesie d'estate, era lei dimenticate, era lei... Beh, grazie, che regalo Michele, grazie. Davvero grande, davvero. Guardate in che posto sono, qui le palme, un posto esotico, e vicino a me i Los Locos. Bazzi forte il tambor, è chiaro, zicchi 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 zicchi. Siamo a Santo Domingo o siamo a Minturno? Chi lo sa, Minturno Musica Estate 2019, quindicesima edizione. I Los Locos sono di casa e non potevano mancare neanche quest'anno. Assolutamente, ringraziamo Pasquale Mammaro, certo, l'organizzazione, sempre, per averci fatto trovare le palme. Prima non c'erano, le ha fatte mettere apposta per i Los Locos. Scenografia importante. Certo. Noi siamo di casa qua, già la quinta volta che veniamo a questo festival. E lo so benissimo. E quindi, vabbè, ma voi siete l'estate, voi. Sì, in effetti l'estate ci caratterizza parecchio, perché direi di sì. Voglio dire, non c'è villaggio turistico, non c'è ambientazione vacanziera dove non si ascoltino le nostre canzoni, e dove si ascoltano le nostre canzoni noi andiamo proprio anche di persona a portare la nostra musica, certo, perché ci piace fare festa, siamo noi i primi che poi ci divertiamo insieme alla gente che ci viene a seguire. Ma sai che cioè l'estate ci segue adesso, sì, siamo a fine agosto, primo settembre, ma quindi è finita l'estate, certo, però chissà perché noi andiamo da là e poi l'estate ci segue e ci tocca andare, che so, a Santo Domingo, a Cuba piuttosto che in Messico, ci seguono. È una condanna a quale sottostiamo volentieri. Dai, ci si può stare a questi tipo di condanne, no? Sì. Decisamente sì. Allora, avendo i Los Locos, un'altra canzone, dai, che voi siete l'estate, dai, vai. Allora, però vai. Farei una cosa, io tengo il microfono, sì, e tu balli, esatto. Ma io no. Vediamo se te la ricordo, la più facile. Qual è? Dal tuo corpo allegria Macarena, che tu corpo è dalle allegrie scusa buena, dal tuo corpo allegria Macarena, Macarena. Bravissima, assunta. Bravissima. Grazie, farò parte. La portiamo in tournée. Vado in tournée con loro io allora, Gianni. Ciao, ti saluto. Ciao. Ciao.